È stato firmato questa mattina il contratto tra Comune di Napoli e la società bolognese Industria Italiana Autobus, che si è aggiudicata la gara indetta dall'amministrazione per il rinnovamento e il potenziamento della flotta del trasporto pubblico locale. Un intervento di quasi 15 milioni di euro finanziato nell'ambito del PON Metro 2014-2020, che consentirà di acquistare 56 nuovi autobus. I veicoli, tutti dotati di rampa di accesso per disabili, sistemi di geolocalizzazione, videosorveglianza e climatizzazione, avranno anche servizi di informazione a bordo e wifi. Abbiamo promesso alla squadra di poter dare già un primo gruppo di macchine prima dell'apertura delle scuole, anche se i tempi ci dicono oggi ottobre. No, noi vi promettiamo formalmente, come già l'avevo preso, che circa 20 autobus, se volete a Piazza Plebiscito ve li portiamo il giorno prima, ho detto una battuta, poi siete voi i proprietari, ma 20 autobus vi saranno consegnati entro la fine di agosto per poter poi immetterli in servizio all'apertura delle scuole. Insomma, allora è proprio una bella giornata oggi. Grazie a voi. Con la sottoscrizione del contratto partono i tempi di consegna dei nuovi autobus, che prevedono l'arrivo dei primi 30 entro 5 mesi, altri 19 a distanza di 30 giorni e gli ultimi 7 veicoli nei successivi 60 giorni. Tempi certi, perché si è firmato il contratto tra l'azienda e la segretaria generale del Comune di Napoli. 56, i primi a settembre e gli ultimi a dicembre, quindi significa che entro la fine dell'anno avremo complessivamente una settantina di autobus in più, perché sono una partita di altri 10 che stiamo anche chiudendo con un altro finanziamento, e in più contiamo anche entro l'anno di partire con i filobus verso i Colli Aminei e il tram a Via Marina. Quindi questi sono segnali concreti che la città anche da questo punto di vista risponde, che l'azienda insieme al comune non solo si vuole salvare ma vuole ripartire, e che c'è un grande lavoro di squadra. Noi siamo una grande squadra che, tra mille difficoltà, con il debito storico, senza leggi speciali, sta reagendo davvero bene a un momento di crisi e punta sui servizi pubblici di rilevanza costituzionale, senza mettere nulla sul mercato, senza privatizzare, ma anzi valorizzando le eccellenze della nostra città.